Ciao, sono Paolo Baccolo e mi occupo di produzione, post-produzione video, formazione e consulenza. Sono un Adobe Certified Expert ed Instructor per Premiere Pro. Sono un Adobe Guru, un Wacom e Manfrotto Ambassador e faccio pure parte del SanDisk Extreme Team, proprio per non farsi mancare niente. In questo videocorso di Teacher in a Box ti mostrerò le novità che sono state introdotte in Premiere Pro CC quest'ultimo anno. Questo videocorso infatti non parla di tutto quello che è possibile fare con Premiere Pro, ma solo delle novità della versione 2015. Se hai bisogno di imparare a usare da zero Premiere Pro, ti consiglio di guardare prima di tutto il videocorso Premiere Pro CC, quindi il videocorso che parla delle novità introdotte nella versione 2014 ed infine il videocorso che ti sto presentando in questo video. In questa versione di Premiere Pro CC 2015 di novità ce ne sono davvero molte e interessanti. Alcune sono semplici migliorie nell'interfaccia, che però permettono di lavorare davvero meglio. Alcune sono ad esempio semplici migliorie di layout, come la possibilità di utilizzare layout di pannelli sovrapposti o i nuovi spazi di lavoro predefiniti. Molte invece sono funzionalità che ci salvano tempo nell'editing di tutti i giorni, come la regolazione automatica della durata o il nuovo flusso ottico per la modifica del tempo e la velocità o durata. Tratterò in modo dettagliato il pannello Lumetri per la color correction e il color grading e capirai come usare tutte le sue schede per fare correzioni di base, creative o con le curve o le ruote colori, a seconda di che cosa tu preferisca fare. Potrai dare un look particolare ai tuoi filmati tramite l'importazione ed esportazione dei look o l'uso, magari perché no, anche della vignettatura. Infine, ti illustrerò alcune funzioni specifiche per i flussi di lavoro magari televisivi e cinematografici che permettono a Premiere Pro di essere utilizzato in produzioni di alto e altissimo livello. Potrai trovare la spiegazione di tutte queste e anche altre funzionalità all'interno del videocorso Premiere Pro CC 2015 novità disponibile sul lezionario di Teacher in a Box. Scoprilo a questo link.